riflettori ovviamente puntati su Neymar. È uno dei protagonisti più attesi, attuale capocannoniere del campionato. Vedremo se oggi aumenterà il bottino personale. Parco dei Principi prontissimo a ospitare questo match, atmosfera degna delle grandi sfide. Un saluto a tutti da parte di Piero Gipardo, con me come sempre c'è Lelia Dani. Appassionati di calcio francese, questa sfida della Ligue 1 Juve Ritz è tutta per voi. Sfida dal grande fascino tra Paris Saint-Germain e Brest. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Uno sguardo all'11 di partenza del Paris. In porta troviamo Keylor Navas. In difesa Marquinhos fa coppia con Matip. E in avanti lasciano il solo Calvert-Lewin. Questo è l'11 della squadra ospite. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva, che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Si gioca al Parco dei Principi di Parigi, vedremo chi la spunterà. L'arbitro concede il vantaggio, attacca il Paris Saint-Germain. Lo ferma, ma non controlla. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite, andiamo a sentire lo studio. È stato fischiato un calcio di rigore in favore del Nantes. Sicuro, freddo, una trasformazione impeccabile. Il portiere aveva intuito la direzione del tiro, ma la conclusione era troppo angolata. Si sblocca dunque il match, 1-0, quando sono passati appena 5 minuti. Grazie, puntuale come sempre. Neymar. Messi. Messi! C'è la ribattuta. Parigi che mette in campo la miglior difesa del torneo, un problema in più per gli avversari. La difesa della squadra di casa si è rivelata spesso e volentieri un rebus irrisolto per gli attaccanti avversari. Prendono pochi gol, meno di tutti nella competizione e nel calcio spesso, non sempre, però spesso questo equivale a vincere le partite. Conclusione respinta. E c'è il fischio, calcio di rigore per il Paris Saint-Germain. Possono sbloccarla dal dischetto. Rigore trasformato con grande freddezza. Si riparte con il Paris Saint-Germain avanti nel punteggio. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Verratti. Verratti. Mette in movimento Messi. Altro appoggio su Messi.
C'è spazio, attenzione. La palla non passa, ma non è finita. Efficace il possesso del Paris Saint-Germain. Messi punta la porta. Hakimi. Tentativo burato. Ancora una volta libera lui. Non ha dubbi l'arbitro. Calcio di rigore per il Paris Saint-Germain. Sul dischetto va Neymar. Non è sbagliato. Freddissimo qui. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Carlos Fernandez. Ha spazio per andare. Recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. Il dato sul possesso palla sorride al Paris Saint-Germain. Pierre, non sembrano volersi accontentare. Continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Cross in mezzo. Azione che prosegue. Squadre che tornano negli spogliatoi del primo tempo, favorevole per i parigini. Partita che sembra già chiusa all'intervallo. Quando giocano con questa intensità, sia in difesa che là davanti, non ce n'è per nessuno, Pier. Sapevamo che sarebbe stato difficile segnargli. Quello che però non ci aspettavamo era la giornata di grazia degli attaccanti, bravi a sfruttare le amnesie difensive avversarie e a concretizzare le tante palle gol create. Non vorrei essere nei panni del tecnico della squadra avversaria. L'arbitro dà il via al Parco dei Principi, primo possesso della gara. Possono sbloccarla dal dischetto. Rigore trasformato con grande freddezza. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Bernat. Procede senza disturbo. Neymar. Palla buona per Neymar. Ottima parata del portiere. Calcio d'angolo corto. Occhio al tiro di Messi. Arriva il fischio dell'arbitro. Rigore per il Paris Saint-Germain. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma l'arbitro non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso la decisione giusta, fischiando solo il rigore. L'ammonizione, secondo me, sarebbe stata eccessiva.
Parte la rincorsa di Neymar. Realizza il calcio di rigore. Rigore ben calciato, come ci mostra il replay. Ha optato per alzare la traiettoria, palla nel 7 e 9 volte su 10 è gol. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Kramer. Carlos Fernandez. C'è l'errore, regalano il possesso. Hanno messo a segno un colpo importante con l'acquisto di un calciatore sul quale c'erano gli occhi anche di altri club. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di farlo. La rete di Neymar. O'Ney non sbaglia. Diamo un'altra occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. Questa è una botta impressionante che non ha lasciato scampo al portiere. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. 4-0 è partita che sembra ormai in cassaforte. Occhio a Neymar. Recupera palla senza difficoltà il portiere. Ci sono novità per la partita del Metz, andiamo subito in diretta. Prima rete del match per il Metz. Si sblocca dunque il match 1-0, quando intanto i minuti trascorsi sono 71. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Tornerà la Ligue 1 sulle frequenze di ATV, sfida che vedrà opposte Paris Saint-Germain e Metz. Mi aspetto un match giocato viso aperto da entrambe. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento. Occasionissima, Pier. Grande intervento del portiere. Sceglie la soluzione corta. Sceglie lo spazio interno. Tiro intercettato. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Messi. Passaggio intercettato, palla recuperata. Subito in diretta sul match del Saint-Étienne perché è cambiato qualcosa. È arrivata la seconda rete per il Saint-Étienne. 3-2 il risultato dopo 85 minuti. D'accordo, grazie. Paris che sembra aver già messo la vittoria in cassaforte, secondo tempo dominato. Cos'altro aggiungere, Pier, di fronte a una prestazione del genere? Hanno dominato, letteralmente. Non hanno lasciato nulla, forse un po' le briciole alla squadra avversaria. Oggi contro di loro credo che sarebbe stato difficile per chiunque portare a casa un risultato positivo. Optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Fine del match, 3 punti dunque per il Paris Saint-Germain. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Neymar era fra i più attesi e non sta certamente deludendo le aspettative. Devastante, Pier. Semplicemente devastante. Una vera forza della natura che si è abbattuta sulla difesa avversaria a suon di gol. Possono sbloccarla dal dischetto. Rigore trasformato con grande freddezza.
Sul dischetto va Neymar. Non ha sbagliato, freddissimo qui. Palla buona per Neymar. Ottima parata del portiere. Parte la rincorsa di Neymar. Realizza il calcio di rigore. Occasionissima, Pierre.